Batto batto! Gatto! Lancione! Miau! Piovra! Sì? Ditona! Ah! E ieti a... Palanga! Yeah! Ciao ragazzi! A grande richiesta tornano gli... Animali pazzi! E anche quest'anno sono così folli che è impossibile decidere da quale cominciare! È per questo che ci affidiamo come sempre alla ruota GBR che potete scaricare da qui! E la ruota sceglierà... Yeti a Valanga! Giro di scatola! Il gioco si chiama proprio Avalanche! Lo scopo è quello di far cadere addosso all'avversario una valanga! Fuori lo Yeti! Eccolo qua! Ma la montagna è bianca! Beh, meglio, così sembra ancora più ghiacciata. Dov'è lo Yeti, Ale? Dov'è lo Yeti? Lo Yeti! Questi sono i blocchi, queste sono le palline che dobbiamo spararci, che in realtà sono dei demolitori. Quindi le palline non vanno in giro, ma restano attaccate al filo. E queste ragazze... Eccolo! Eccolo, è lui! L'ho visto! E queste ragazze sono le istruzioni, le guardiamo al volo perché giochiamo dal vivo! Attacchiamo i piedi e assembliamo i blaster. I blaster sono dotati di superficie antiscivolo. In questo modo li potremo mettere circa 20-25 cm dalla montagna e cercare di buttare giù più blocchi di ghiaccio possibile nel campo dell'avversario. Basta prendere la mira, tirare il caricatore e fuoco! Grande! Che precisa! Proprio il buco in mezzo. Ciao! Si può giocare uno alla volta o insieme. E noi faremo la modalità confusione totale. Via! Vai! C'è già un blocco di qua, due. Non tanto che partano subito. Ah sì, dalla montagna. Si può anche guerreggiare, portarne uno. No, sono quattro. No, hai già vinto. Fermati. Bellissimo. Facciamo la rivincita. Sono carico. Pronta, tre, sì. Due, uno, via. Grande, sì. Vai. Sì, sì, sì. No, guardala. È una cecchina. Sì. Adesso c'è la bella. Via. Sei partita prima, ma questo non ti aiuterà. Ah, siamo praticamente pari. Tu da dentro. Vai. Sì. No. Sì, e vai. Oh, Yeti. Non arrabbiarti. Giro, giro. È l'onore di chi ha perso la sfida, Ale. E la ruota sceglierà. E nessuno lo sa. Gatto lancione. Giro di gatto. Un gioco calamitoso, flipperoso e super spietato che crea dipendenza dai creatori. Te li ricordi, Ale? Sì. The Exploding Kittens. L'abbiamo giocato anche qui su GBR. Link in descrizione. Ma che spettacolo. Sì, perché la scatola diventa tabellone stesso di gioco. Ma è stupendo. Dove sono le zampine pucciosette? Ah, bisogna montare il gatto. Eccole qui. Con queste zampine lanceremo le palline. Mi girano i punteggi. Ma che pucciosità incredibile. E conta punti. Ecco la barriera centrale che dobbiamo riuscire a sorpassare. Poi si montano le barriere di fondo. Che forza. Tic e tic. Ma non è finita qui, ragazzi, perché lo stupore, guardate come si posiziona la zampina. È magnetica. Bellissima. Ah, c'è le anche... pareti laterali. Che forte, tutto stellare, arcobaleno e carino. Ogni giocatore riceve in partenza 4 palline gialle. E qui invece andiamo a mettere le palline che rappresentano i dentini. Tutte le palline sono gommosette. Ed è lei, la pallina nasino. Se la colpisci e la porti già nel campo dell'avversario, hai vinto già un turno. Per vincere un turno, un punto, si può anche far finire tutte e 8 le palline gialle nel campo avversario o le 3 palline denti. Chi vince il turno fa girare il contapunteggio, chi arriva per prima a 5 vince la... sfida! Ma prima facciamo una prova, ruotiamo la zampina pucciosina, che essendo magnetica può essere anche posizionata. Mettiamo la pallina gommata e rigiriamo. Vai dall'altra parte, Ale, vai dall'altra parte. Pronta? È mia questa, sì, vai dall'altra parte. Va bene. Allora, obiettivo colpire quello nero? Sì. Sarà facilissimo? No, è difficilissimo! Wow, però guarda che bene, mi piace questo gioco. Zampina, lancino. Segno già uno quasi. No, no, quasi. Fermali. È meglio se andiamo alla sfida. Posizionati, micetta. Sono pronta, gattino. 3, 2, 1, via. Oh, quasi. Non è successo niente. È bello colpire la palla. Non è successo niente. Non è successo niente di nuovo. No, no, mi hai lanciato. No, oh, sì. Un punto per no. me. Mi stavo già mettendo 5. Sei matta. Allora, mettiamo la pallina nera di nuovo nella Non girarmela. Controlliamo se abbiamo tutte le gialle. Sì, che te ne ho restituita una. Grazie. E allora 3, 2, 1, via. Quasi quasi il naso.
povero. No, zampe, zampe. Quando una pallina esce, si urla zampe. Tutti si fermano. E poi si ricomincia. 3, 2, 1, via. Ho lanciato anche tu via. Mi sembra al naso. Ma un po' a caso, sì. E sto colpendo sempre lo stesso punto, tra l'altro. Anch'io per la guancia. No, mi sono sparato un dente da me stesso. Cioè, hai capito? Sì, Mitico, caduto... grazie. No. Dai, Mitico, ti ho dato pallina e dente. Mi ha tirato un dente sulla zampa. Aspetta, aspetta, che oriento un po'. No. Aspetta, devo mandare cioè, quel sì, dente. Cioè, sì, andava bene comunque. Bello, perché è strategico. Zampe! In realtà posso lanciare anche coi denti, Ale, perché si può giocare con qualsiasi pallina. Ah, certo, sì, 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 sì. Via. No, zampe! Ma la smetti? Via. No, mi è arrivata un dente. Mi è arrivato un dente. Molto adesso bene. Col dente ti manderò l'altro dente. No, non mandarmi il dente col dente. Vai! Oh, per un pelo! Quanti ne hai i denti? Uno solo, due. Ah, due. Giusto, è vero. No, passate! Oh, per un peluche! Vai, vai. Sì, tre. Hai tre denti, giusto? Ho tre denti. Sì, sono due. Guarda che mi si è incastrata la pallina, ti prego, guarda, non si lancia. Mi dispiace tanto. Posso credere, ecco, te l'ha passata così. Grazie. Vai, pallina gialla. No, 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 no. Portati dietro anche un dentino. No, quanti denti ho? Sì, no! E tutte le gialle. No, più anche due denti, hai un sacco di cose. No, no, non puoi vincere 5-0. No, 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 no. Il naso è troppo difficile. Il naso è difficile perché è un po' anche incastrato. Zampe! Sì, tre, oh. Due, uno, via. No. Ce lo siamo scambiata, ecco. E ti è caduto a te. Mi è caduto il dente. Vai di là, dentino. Vai di là, gattino. Ma se lancio la zampa, cosa succede? Non vale. Come ma non con la vale. Zampa lanci. No, ah, colpita! Zampe! Via. Sì, via. Sì, era un 3, 2, 1. Ma... No, finito tutto, Ale! Ne devi avere 8, non ho più palline. Sì! Vai, ho fatto un punto! Proprio adesso che ti avevo mandato un dente. Dai, la remontata! Vai, un dente è andato. Anche a te. No, hai ragione. La tensione no, perché sale. Poi uno si concentra sul bianco e poi ci siamo scontrati. Posso dirti che ho male al braccio? No. O alla zampa? No, 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 attenzione. Vai, vai, vai. Attenzione, s'il vous plaît. Hai due denti? No, l'ho colpito. Ho due denti, non so se lanciare no. Gialle, né bianche. Dai, forza. Sono piena di tutto. Non so cosa zampe. Devo lanciare se zampe. Ma manca una no, sola. No, se zampe, se. Dai. Devo restituirti una gialla. Sì. Non mi colpi, no, proprio in quel denti. Momento. Vai. Miau. Ma dai, l'ho colpito. Anch'io, ma se lo sono arrivato. Miau. Miau. No. Miau. Quante sono? No, era passata. Vai. No, è impossibile. Sto lanciando di tutto ormai. Sì. No, ma non è possibile. C'è la tensione, 4-3. Via. Via. Senti il pepe sulla stavo coda? Per... Sì. No. Con un colpo maestro. Una caduta di naso. Mi consolerò girando la ruota, Ale. E la ruota sceglierà. E nessuno lo sa. Piovra di tono. Giro di scatola. Con le dita. Mi ricorda bicchieri sprint. Abbiamo giocato tanto, tanto tempo fa qui su GBR. Ovvero bisogna impilare i bicchieri secondo l'ordine che ci danno le carte. Che sono... Pucciosette così. Ma che grandi che sono! Con le dita. Giusto, rispetto a bicchieri spinte. Questi sono i tentacoli, te li ricordi, Ale? Sì. Ti ho inseguita con i tentacoli. Sono belli gomosetti, sembrano quasi in silicone, insomma, per dirvi la consistenza. E si possono prendere. Una rapida occhiata alle istruzioni, perché adesso giochiamo dal vivo. I tentacoli vanno indossati sul pollice, indice e medio. Si gira la prima carta. Il livello verde è quello facile, il livello rosso è quello difficile. Bisogna impilare i bicchieri, usando solo le tre dita, come illustrato dalla carta. E l'ombra scura ci indica la base su cui dobbiamo impilarli. Il primo che impila vince la sfida, si becca un punto. Se sbaglia e finisce per primo, il punto ovviamente se lo becca l'avversario. Come vedete, Ale con grande scioltezza ha perso un dito. No! E quindi perde tempo a rimetterselo. Noi faremo una sfida veloce senza grattarci a 10 carte. Scaldiamo i tentacoli. Chissà perché, ma le piove erano il vocione. Sarà vero. Iniziamo. 3, 2. Mi aiuterò con il pollicione e l'anulare. 1, via. Vai. Via. Prima carta. Dunque. Qua bisogna impilare. Questi bicchieri sono carinissimi. Sì. Non ce la faccio. Dobbiamo scegliere la sfida a una carta sola. Tutti i giocatori partono. Guarda che brava, però adesso non so come appoggiarlo. Grandissima. Il blu, poi. L'arancione. Okay, li faccio saltare. No, 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 buono, no, buono. No, 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 no. Ho scoperto una tecnica. Adesso gioco ai tre bicchieri. Ti spiego a tirarlo su. L'ho preso al volo. Dai, dai, dai. Stai già impilando tu. Forza, no.
È caduto. Forza. E piovra gigante che fa finito? No. Controlliamo. Controlla. È giusto. Bea! Oh là là! Ma perché bisogna girare? Lo trovo una cosa difficilissima. Cosa fai con la mano? Mi aiutavo perché ho il pollice grande. Dicono tutti così. Bisogna restare calmi quando si vede l'avversario. Arancione. Hai il silenzio di chi sta finendo. Sì, scusa, scusa. No, guarda che c'ero quasi. Sono molto concentrata io. Posso finire lo stesso? Sì, sì, finisci, piovretto. Olè. Bravo, batti tre! Siamo già 2-1, ma voglio fare l'ultima sfida lo stesso. Ovvio, ovvio, non ci si arrende mai. Capperi, ho visto la carta. Via! Da dove parto? Ma mi cosa fa? Il bambuccio? Ma dai. Non ho bisogno di questi vantaggi, Ale. No, non era per darti un vantaggio. Ok. Grande. Bello mettere uno sull'altro, questo mi piace. No, ma che errore! Fatto! No! Fatto giusto? Mi sa di sì, ho letto male. Un bicchiere. Anche la terza è tua, prossimo gioco. Tocca le talpine. Ma io giro lo stesso. Anch'io, è il bello. È il bello di avere l'onore di aver perso di girare la ruota GBR che dice... Batti talpa! È il grande classico. Batti la talpa quando esce. E la talpa non si fa male perché ha il caschetto. Che wow, bello! Ma volevo io questo! È bello solido, ragazzi. Queste sono le talpine. Ma a me dispiace! Anche se hanno il casco. Ma sono contente. I caschi sono trasparenti perché le talpe addirittura si allumino. Allungano, illuminano. Illuminano. Sono 5, 2 verdi, 2 rosse e quella al centro è trasparente. Qua si accende e mettiamo le batterie. Cacciavite! Eccolo qui! Grazie. Ci vogliono 3 pile AA non incluse nella confezione. Avvito, avvito, avvito! Secondo le istruzioni che guardiamo al volo, il gioco inizia... che santo! Colpendo una talpa, rossa o verde. Che carina! Conto alla rovescia. Vado! Occhio alle talpe! Ogni volta che Ale colpisce una talpa, vedete, si abbassa. Parte un contatore. Vale un punto. Se sbaglio, invece, me ne tolgono una. Uno. La talpa centrale, che si illumina per meno tempo, vale 2 punti. Più avanti si va, più la musica poi accelera per indicare la fine del gioco. Si può o collaborare in due giocando assieme, oppure giocare da soli e vedere chi fa il punteggio più alto. Grande mossa, quella. Occhio anche voi ragazzi a quali si illuminano. Queste. Mi piace la musichetta. Bello, ti... Grande, occhiale! No, mi sa che me l'ha beccata, meno uno. Ecco, 5 secondi, manca. La musica accelerata. Fine. Adesso il punteggio si legge. Il punteggio era questo qua. Praticamente, tante volte compare la luce verde, rappresenta le decine. Ok. La luce rossa, le unità. Rischiaccia. Se li premo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 61. 61? 61 colpi? Incredibile! Io userò la mazza verde! Vai! Aspetta il conto alla rovescia. Via! È partito! Piano! Ma è bellissimo! Ti vedo ben preso. Devo superarti. Dopo giochiamo in coppia e vediamo se riusciamo a fare più punti di uno singolo da solo. Va bene. Ma che carina che sono. Vai. C'è anche il rumore per il bonus. Tutte, tutte. Mi sono accanito. Mi sa che ci prendi gusto. Vai, vai, vai. No! Però ti prende, eh. Ti prende, ti prende. Dai, ecco, 5. Fine! Attenzione. Leggiamo il punteggio. 1, 10, 2, 20, 30, 40, 50, 60. Sì! No, hai vinto tu! Vai! Campione talpone!
3, 2, 1, vai! Quale battito? No, a caso, non mettiamoci a caso? D'accordo, dai. Ok. Non andiamo sugli stessi, eh. Occhio, Ale! Abbiamo perso. Secondo me in due facciamo peggio. Scusa, mi viene automatico andare. Vai, 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 vai. È bello che tutti vanno su quello di due punti, no? Nessuno pensa al poverino a un punto. Ma non mandare di là. È vero che è antisdrucciolo, però sdrucciola in due. Mia, se sbaglio. Chiamate la talpa. Dai. Non date all'altro giocatore. Ah, brava, non l'avevo fatto via. Ehi, basta! Non ho io! Ok. Povere, accanendo su queste talpe. Voglio una... Basta! Basta! Fermate questa talpa! Ah, quindi più ne colpisci, più lui ne tira fuori altre. Chi lo sa? Non è andata bene. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 2, 3, 4, 5. Mi sa 65 o non 64? Lo so. Ricontiamolo, ragazzi. Le decine le sappiamo. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 4! E il mio record è stato eguagliato. È arrivato il difficile momento di scegliere il gioco preferito del giorno. Non è facile. Non è facile. A me il gatto è piaciuto, eh. È perché molto è bello ed è anche divertente. Competitivo. Esteticamente è molto competitivo. Anche questo mi piace un sacco. Sì. Più veloce del gatto. E poi sembrava un giochino un po' così. E invece è un giochino un po' così. Beh, le tappe ti danno grande soddisfazione. Questo ti dirò che è difficile. È difficile. Forse metterei ultimo questo. Io faccio vincere questo. Va bene, io il gatto. Voi fateci sapere, ragazzi, il vostro preferito sul nostro profilo Instagram, GBR. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione. E non talpate il vostro avversario. Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!